Eccoci qui, noi stiamo uscendo ragazze, oggi look bianco-nero e si va a fare una passeggiata perché poi c'è una bellissima giornata di sole. Venite con noi? Ragazzi, noi siamo praticamente arrivati all'outlet Barberino perché eravamo partiti con il sole. In realtà qui fa molto molto freddo. Ora proviamo a scendere, ma non so se ci si resterà molto perché tra le altre cose io ho anche un cappottino con questo leggero, che non è quello lungo, ma è quello corto, perché avete visto anche quello lungo nel video dove ve li facevo vedere tutti. E secondo me mi congelerò perché mi ero vestita un pochino più leggerina anche sotto, c'ho questo cardigan che è comunque più leggero, perché c'era il sole. In realtà qui a Barberino è grigio e... No, Gabri. Sì. Sette Quanti gradi ci sono? 7 segnava Sette macchia. gradi, ma secondo me sono percepiti un pochino di meno. Comunque, vediamo quanto riesco a camminare e poi boh, si verrà via, non lo so. Che peccato. Che freddo, ragazze. Qui c'è la Timberland. Puma, Pulcinelle, ha aperto anche Florezza. Interessante. Non tanto. Guardate, è bellina questa. Fai vedere, amore. Mi sono agganciata la sciarpa. Siamo da Ralph Lauren. Stiamo guardando un po' di vestitini per Megan. Ci sono No, tante mi cose ritira carine. anche Quale? stile, bellezza. Questa va Questa bene, sì, questa va è bene. Pizzo San Gallo. Però Vedi? è Guarda anche molto, questa cioè felpina non qui. è sponda. No, è nuova collezione, estiva, amore. E finalmente Gabriele sta facendo shopping. Siamo da Hugo Ma Boss che si e sta mettendo? sta provando la maglia. O il pantalone? Facci vedere. Wow, che super blu. Che brutta. No, è bellina invece questa qui. No, non me Ti piace? Mettiti Vediamo la una. prossima. Allora, Gabri, che stai comprando? Le cose molto giovanili, per i giovani, freschi. Gabriele sta facendo shopping, è incredibile. Fatemi sapere se volete vedere i video di tutto quello che sta comprando, perché è allucinante. Qui c'è tutta l'NYX. Io non volevo fare danni, ma alla fine l'ho fatta anch'io. Fatevi vedere cosa ho preso. Motivi, tante tante cosine. Punti bomba, ti ho preso anche una cosa della nuova collezione. E Gabri si è dato un po' la cazzatura. La commessa di motivi è stata carinissima, ha intrattenuto Megan alla perfezione e le ha fatto anche dei regalini. Mi ha regalato una spilla e una calamita. Poi ho fatto la Fidelity Card, ragazzi, devo dire che è convenientissima perché praticamente sugli acquisti che ho fatto ora, oddio, c'è un freddo, avrò degli sconti la prossima volta. Ho quasi 10 euro di sconti la prossima volta, quindi insomma ve la consiglio, fatela se vi capita. Adesso ce ne andiamo perché fa troppo freddo, che peccato. Stiamo andando da Café Noir a vedere se finalmente trovo un paio di stivali over the knees che mi vadano perché mi vanno tutti larghissimi. E ho appena letto questa insegna qui. Chi è che ti chiama una continuazione? E può passare. E mobili della nonna è una cosa interessantissima. Vedi, antichità restauro. No, mo top, bisogna farci un giro. Ora andiamo da Café Noir, qui c'è l'outlet. E spero veramente e vivamente di trovare un paio di stivali. Perché non ne posso più. È aperto, non è aperto. Devo scavalcare forse. Ah, ce l'ha una pettina lì, vabbè. Vado, vai, vabbè, mollami qua. Giù era solo campionario. Andiamo a vedere su. Super mega spesa alla Coop. È infinita, è infinita, è super infinita. Abemus spesona. Comunque, dopo vi racconto, abbiamo preso un botto di roba, tutte grandi marche erano in offerta, abbiamo speso niente praticamente. Vai Gabri, vai! La cosa che odio di più in assoluto è questa, perché
Cioè, siamo pieni di sacchetti, sta portando altra roba. E una cosa allucinante, portarle dalla macchina all'ascensore, poi in casa e poi metterle a posto. Cioè, vorrei tipo parcheggiare la macchina accanto al frigorifero, ma non sarà fattibile. Comunque, questo sacchetto di Lidl, non so se si capisce, il sacchetto proprio della Lidl, è enorme. Dentro ci va il mondo. Anche questo di casa è piuttosto spazioso, ma questo vince tutto. Avevamo solo questi due, quindi abbiamo dovuto prendere un altro normale. Poi nella roba del super shopping che ha fatto Gabri, guardate un po', guardate un po'. E vabbè, lei ci ha messo la carta igienica perché non c'entra più da nessuna parte. Abbiamo messo appunto anche altre cosine. Fatemi sapere se volete il video dello shopping firmato che ha fatto Gabri. Spaghettino con le olive oggi. E poi qui abbiamo la sogliolina per Megan, che si sta cuocendo a bagno Maria. E di secondo per noi non lo so, ragazzi, lo sapete, perché già il pettone di pasta, tanta robina, poi c'è un sacco di robe da fare ancora, quindi. Che c'è Megan? Sto fare un balletto. Oh, aspettate, devo guardare il balletto. Questo è il look di oggi e Gabriele voleva sapere, secondo lui è un look da conquista? Secondo me no, perché è un look molto morbido, molto cosy, molto rosa. Questa è di Megan, questa è mia. Secondo voi è un look da conquista questo? Solo sì, con questi strappi. Solo perché ho il jeans strappato. Sono strappi provocanti. Qui, rosa, ma di che? Sono strappi provocanti che attirano l'attenzione e dell'occhio maschile. Jeans con le perline, poi ho questa magliettina qui, perina, questa felpina diciamo, rosa, con la plica, e la mia nuvola, guardate che bella è. E poi basta, i capelli tra le altre cose sono sporchi, un trucco inesistente, e si va a festeggiare il carnevale di Megan. Stiamo venendo via dalla prima festa di carnevale, che sinceramente mi ha un po' deluso perché era completamente al chiuso e diciamo oggi è una bella giornata, si poteva tranquillamente stare all'aperto. Ora andiamo a prendere la macchina e andiamo in centro perché diciamo che ci sono i carri, avete visto qualcosina l'altra volta. Abbiamo parcheggiato lontanissimo e c'era un macello, c'era una stanza piuttosto grande ma con tanti bambini, più i genitori, un centinaio di persone con i caloriferi accesi, quindi con questa puzza di sudore allucinante e con queste ragazze che comunque insomma facevano giocare i bambini che urlavano tantissimo col microfono. Cioè 10 minuti ragazzi, mi è venuto l'esaurimento nervoso. E ora noi e la principessa Belle, ciao principessa Belle, ciao. Andiamo in centro a vedere insomma carnevale all'aria aperta che preferiamo. Megan sta facendo un cupcake nel laboratorio, qui c'è la città del cioccolato, sta creando un cupcake. Ci sono i fuochi, vediamo se riesco a farveli vedere. Aspetta, c'è la pianta davanti, andiamo un po' più avanti. Eccoli, guardate che hanno chiuso la rotonda, eccoli. Sono i fuochi che fanno diciamo la chiusura del carnevale. Tornano tutti i carri, noi siamo in macchina in questo momento e ci sono i fuochi. Belli, hai visto amore? Ci ricordiamo al calduccio in macchina, abbiamo preso un sacco di freddo. Guarda, li fanno viola per la Fiorentina. Sotto c'è l'Arno, quindi è molto molto bello guardarli da fuori, diciamo, perché c'è la fiata dell'Arno. L'anno scorso li abbiamo guardati, anzi li abbiamo anche aspettati parecchio, ti ricordi Gabri? Ma che belli! Yeah! Io li sto guardando! Sì amore? Bravo! Belli i fuochi a febbraio, dai! Ragazzi è tardissimo, sono le 10 di sera, ma sto piena di coriandoli, non so se li notate. E quindi ho deciso di accendere briciola, almeno per togliere i coriandoli, che sennò non ci si fa davvero, mamma mia. Prima che Megan si addormenta,